La tecnologia nella scherma è fondamentale, diciamo, siamo passati dal 1800 ad oggi, abbiamo fatto un'evoluzione enorme. Da prima non esisteva l'apparecchiatura elettrica, c'era il giudice più quattro giudici che stavano ai lati della pedana, che praticamente al loro giudizio assegnavano o meno la stoccata ad uno dei due avversari. Con le apparecchiature elettroniche, diciamo che si sono tolti questi giudici di contorno, è rimasto un solo giudice, e piano piano ci siamo evoluti perché siamo arrivati addirittura al wireless, a tirare senza fili, però ovviamente possiamo evolverci ancora in maniera migliore, anche perché purtroppo spesso il wireless non funziona benissimo. Abbiamo introdotto anche la moviola a differenza del calcio, quindi molto spesso l'arbitro si ferma quando noi lo richiediamo a guardare la moviola, che viene vista al rallentatore, e quindi spesso l'azione viene sfalsata e quindi andrebbe studiata meglio. Quindi ci sarebbe veramente tanto di lavoro da fare sulla parte elettronica che praticamente riguarda la scherma. Abbiamo fatto le Olimpiadi di Pechino con le visiere, poi purtroppo sono state tolte perché possono arrivare delle stoccate in maniera molto forte e si può rompere la visiera. Quindi siamo tornate alla griglia, abbiamo fatto un passo indietro, però praticamente con la questione del wireless ci hanno messo delle luci ai lati delle maschere, ovviamente con dei cavi, ci hanno vestito veramente, siamo... sì, assolutamente, siamo pieni di tecnologia, e quando si accende la lampadina non si accende solo nell'apparecchio ma anche nella maschera. Ma un'introduzione anche molto bella è quella di far illuminare la pedana nella parte dell'avversario, dell'atleta che piazza la stoccata. Quindi devo dire che si stanno facendo dei passi avanti, ma si può migliorare sempre di più, assolutamente. Abbiamo la tecnologia, anche se spesso non serve, perché comunque l'arbitro è un essere umano, e quindi ci possono essere dei momenti fondamentali in cui, nonostante l'azione possa essere ovvia, può sbagliare, però questo fa parte del gioco, bisogna accettarlo, e poi comunque sia, alla fine, se un atleta è bravo, prevale sulla tecnica e prevale anche sull'errore arbitrale.